Ciao, benvenuto all'allenamento metabolico Total Body Summer. Allenamento metabolico, cosa ti serve per la lezione di oggi? Uno, solo un promemoria, le scarpe, il pizzino l'ho preparato io, uno solo, sì. Chissà perché uno solo, chissà perché. Poi, un bel peso, ragazze. Io ho questa palla, la Fluid Ball, 5 kg. Potete usare, se avete una palla medica, o prevedete nella, potete prevederne l'acquisto, sarebbe veramente un ottimo acquisto. Oppure potete usare, se non avete la palla medica, qualcosa comunque di compatto, di sollevabile facilmente. Può essere anche una, non so, 4 bottiglie d'acqua. Una cassa d'acqua, quindi non completamente piena, un pacco d'acqua con 4/6. Vedi tu in base alle tue capacità. Poi non ci dimentichiamo, summer time, ma anche se non fosse summer time, a maggior ragione perché è summer time, acqua. Ok, snorseggia ogni tanto durante la lezione. E poi io ho visto, ho preparato un bel intruglio di limone e lime, finocchio e zenzero. Poi ci ho messo anche un po' di salvia. E poi mi dà un bel profumino, Mi piace un sacco la salvia. Che ne dici di iniziare? Marcetta sul posto, ok? Allora, amici, cosa facciamo oggi? Marcetta intanto per riscaldarci, considera la spinta dai piedi, l'allungo della colonna, il girovita forte e compatto. Lavoriamo sempre in una forma di circuito, perché staremo, oggi ho fatto, preparato per voi 6 esercizi che faremo uno di seguito all'altro. Al termine del 6° esercizio ci sarà un minutino di pausa e poi andremo avanti, 2-3 ore, scherzo. Per un po'. L'obiettivo comunque del total body e dell'allenamento del circuito metabolico, come andiamo a fare oggi, è simile a come abbiamo fatto durante l'anno, ok? È proprio quello di andare a stimolare l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, assolutamente, se dobbiamo sentire l'affaticamento, ok? Quindi abbiamo una stimolazione immediata del corazon. Non solo, anche della circolazione. Intanto facciamo l'altro passo laterale, della circolazione, non solo perché il cuore deve pompare, quindi poi tutta a suo servizio, un po' di vene, un po' di arterie devono lavorare per portare ovunque il sangue ossigenato e portare via l'anidride carbonica dai vari distretti, ma anche perché il lavoro abbastanza intenso come quello proposto oggi, alternando braccia, gambe, addome, insomma, il sangue, come già anticipato anche un po' nel, che l'avevo già spiegato, credo anche in verso da tutto, migra verso la parte dove il muscolo lavora, ok? E quindi tu immagina l'effetto benefico del, diciamo, a livello circolatorio, una forte stimolazione proprio anche a livello di circolazione. Ok? Obiettivo, essendo appunto un lavoro metabolico, è l'affaticamento, e va bene, ti devo dire come lo percepisci, comunque tieni presente la tua frequenza cardiaca, devi arrivare proprio ad essere proprio bella affannato. Ok? Al momento, durante l'allenamento, lavoreremo e utilizzeremo prevalentemente un substrato, diciamo, di glucosio, d'accordo? E in ogni caso sarà glucosio, però dipende tutto da dove il tuo corpo va a attingere, da quali riserve, quindi principalmente glicogeno muscolare, ematico e muscolare, e poi soprattutto anche nella fase del post allenamento, intanto riprendi la camminata sul posto con un po' più di enfasi, il tuo corpo andrà a reclutare anche, cioè erogherà energia andando a smaltire piano piano anche le riserve lipidiche, ok? Quindi all'interno di un programma di dimagrimento reale, un'ottima lezione è questa,
una, due volte alla settimana, se proprio il dimagrimento è il tuo obiettivo, fermo restando che la pancetta va giù a tavola, ok? Nel senso che assolutamente nell'ambito di un programma di dimagrimento, da una parte ci deve essere un maggior dispendio calorico, dall'altra un minor introito calorico. Non dico di fare assolutamente una dieta ipocalorica di quelle che non si stanno spiedi, ragazzi, assolutamente no, però cercare di ridurre le calorie sì. Se sei in grado con il buon senso di lavorare da solo su questo argomento, ok, altrimenti perché no chiedere ad un nutrizionista, un biologo nutrizionista, un esperto di dieta e di alimentazione, di affiancare, diciamo, il programma di allenamento ad una dieta ben bilanciata, ok? E idratata. Idratata nel senso bevi sempre, ok? Allora, ti ho intrattenuto un po' durante questa fase di riscaldamento. Ci sentiamo caldi di sicuro, ma anche nelle principali articolazioni andremo infatti adesso a fare anche dei movimenti circolari con le spalle per sentire bene le condizioni delle nostre spalle, riscaldarle ulteriormente. Dopodiché, cosa facciamo? Vediamo questi 6 esercizi nel dettaglio e poi iniziamo. Primo esercizio, quindi sono per oggi ho pensato 6 esercizi. Squat, gambe separate poco più delle anche, appena fuori le punte, ormai siamo capacissimi, immagino, di eseguire bene e correttamente lo squat, però è sempre bene ricordare che uno, quando mi piego e vado all'indietro, è come se ti tirassero indietro da qui, dalla piega del pantalone, quindi spingo bene indietro i glutei, ok? Le ginocchia in linea con la punta dei piedi e ritorno. La schiena si comporta come un'unica linea. Provalo lentamente e senti, guarda i possibili errori. Divento gobba nella schiena, soprattutto a livello lombare, oppure mollo del tutto e vedi che l'addome quasi scende più sotto, quasi si appoggia sui femori. Tenuta del girovita d'acciaio, ok? Ci siamo, eh? Molto bene. Secondo esercizio. Allora, l'alzata con estensione delle braccia con il peso. Quindi, secondo esercizio, mi pianto bene con le gambe, ok? Leggermente un po' piegate e alzo e abbasso la palla 10 volte. Fallo con me qualche volta, solo qualche volta perché ci esauriamo già. Allora, quando estendo non deve succedere questo, eh? Esagero l'errore, come nemmeno l'opposto. Schiena ferma, sono le braccia che si elevano e si estendono verso l'alto, ok? Quindi pensa di portare il peso sopra la testa. Più stendi le braccia, più è difficile, quindi al limite, adesso vedo che sparisce la mia palla dal campo visivo, ma è abbastanza intuitivo, porto in alto la palla, eh? Se non riesco a stendere perfettamente le braccia, le lascio appena flesse. Poi, ho pensato per voi a... mi odi, adesso criss-cross, ti servirà anche il materassino. Faremo 10 tempi di una sorta di criss-cross abbastanza veloce. Allora, fallo con me una volta, sei sulla tua schiena supina, ok? Il movimento delle gambe sarà questo, non preciso fino alla distensione della gamba in avanti, un po' impreciso per poterlo eseguire velocemente. È una sorta di piccolo criss-cross, di piccola torsione della parte alta. Deve prevalere un pochino la velocità, ok? Quando sei giù, la cosa importante, uno, guarda il collo, non è che ti devi piegare e tirare sulla testa di forza con le braccia. La testa deve poter appoggiare, scaricare il peso, e quindi piccolino, per 10 tempi lenti, ok? A seguire, ho preparato, c'è bridge, aspetta che mi tengo il pizzino qui, a seguire bridge, ecco, in bridge lo possiamo eseguire con il nostro peso di fortuna,
posizionato sopra, ovviamente se sei proprio a zero di allenamento fallo senza peso, ma ovviamente non credo, li abbiamo anche già fatti nei mesi scorsi. Bridge cura l'allineamento della schiena, la rotazione del bacino, il peso deve essere proprio posizionato sopra all'area del pube perché così la resistenza andrà a carico dei glutei. Poi abbiamo la panca frontale, quindi da bridge ci giriamo, dalla quadrupedia preparo bene la mia panca, ok? Gambe separate, glutei contratti e faccio 10 piccoli piegamenti sulle braccia, terminati i quali risaliamo, attenzione che poi qui potrebbe girare la testa, ed eseguiamo 5 jump, ok, dallo squat. Allora, dallo squat, se ce la fai anche proprio giù il più possibile, solo 5 volte, ok? Quindi, se non riesci a fare il full squat, va bene anche lo squat. Dallo squat faccio direttamente un salto. Perché ti dico direttamente? Perché non deve essere squat, stendo, salto. Ok? Questa sarebbe un'enorme scorciatoia. Bene, amici. I 6 esercizi sono stati visti. Un goccino d'acqua tutti insieme. Voilà, eccolo qui. Fatto. Stop. Allora, direi che possiamo iniziare. Fammi guardare bene le lancette. In realtà adesso non è che guarderò tanto il tempo, perché sono 10 ripetizioni. L'ho impostato oggi sulle ripetizioni, però sto valutando quando abbiamo iniziato e quando dobbiamo finire. Fammi vedere. Siamo perfetti con i tempi di riscaldamento, mi sono tutta inquadrata nel minutaggio io. Allora, 10, 20, ok, molto bene ragazzi, faremo i 6 esercizi, ogni volta che facciamo l'intero blocco di 6 esercizi ci guadagniamo un sorsino d'acqua e un minuto di pausa, ok? Allora, tenete il peso a portata, si parte insieme con i primi 10 squat. Pronti? Partenza? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà! Prendi il peso per raccogliere, scendi e alzati, mi raccomando per la schiena, piantati con le gambe separate, un po' piegate, peso davanti al petto, mi avanzo un po' se no non ci sto, 10 volte elevo la resistenza, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, giù. A terra la resistenza, fai in modo poi di poterla utilizzare. Adesso ci dobbiamo mettere giù per eseguire criss cross e a seguire bridge, ci tornerà utile ancora il peso. Sdraiati sulla schiena, 10 tempi lenti di criss cross. Il criss cross è veloce, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, recupera la resistenza e metti la resistenza con il supporto delle mani sopra l'area del pube e quindi 10 volte bridge. 1, scendo, 2, scendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastico. Faccio scendere la resistenza. Mi aiuto con una gamba
e raggiungo la posizione della panca frontale dalla quale preparerò 10 push-up. Bene, la posizione glutei contratti, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cammina in avanti con i piedi, lenta la risalita, l'ultima è la testa e fallo lentamente. Io anche per un discorso di zuccata, di testata, ok? Di 5 volte squat. A seguire subito il jump, ok? Massima intensità. Vado, 1, giù più che puoi e su, 2, 3, 4, 5. Molto bene. Voilà, un minuto di pausa. Allora, non strappo nessun pizzino, ragazzi, perché sarà lo stesso percorso, ok? Quindi non rimanere fermo e immobile. Mi piace questo recupero attivo con un bicchiere in mano, eh? Vai, solo un sorsino d'acqua, nulla di più. Muoviti, riscaldati, metti a posto appunto la posizione. Può essere ad esempio metti la resistenza in un punto utile per essere presa. Se ti accorgi anche tu di avere preso una testata, spostati con il mat. Insomma, muoviamoci un po'. 15 secondi e ripartiamo dallo squat. Precisamente saranno 10 squat. Continua a fare dei movimenti, non rimanere fermo immobile. Ragazzi, 5 secondi, quindi preparati. Mani davanti alle spalle, si riparte, vai. 1, 2, 3, bene l'esecuzione, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con cura e attenzione prendi il peso. Posizionati, gambe un po' alla seconda appena piegate, peso davanti al petto, 10 volte elevo, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10. Ok ragazzi, giù a terra per il crisscross. A seguire bridge, quindi ti servirà il carico ancora sulla schiena, mani dietro la nuca, molla la testa sulle mani, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupera il pesone, mettilo sopra l'area del pube e del bacino, lo reggi con le mani, vai 10 volte bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A terra il peso, aiutati a salire con il movimento della gamba, posizione della panca frontale, bene la schiena, una gamba, glutei, addome forte, piegati, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cammina in avanti con i piedi, risali lentamente, dai il tempo alla pressione di adattarsi, quindi prepariamoci per i 5 squat più jump. Solo 5 perché devi scendere più che puoi, vai, giù, su diretta.
giù, su, tre, forza, quattro, aiuto, e cinque, ok, un minuto di pausa, fai il reset, se sposta un po' le cose, cammina, non ti fermare, vai a sorseggiare, muoviti, muoviti, muoviti in continuazione, un sorsino, come vedi il bicchiere ancora più pieno che vuoto, respira, ossigena, ci si fa, metti a posto anche tu i capelli, se hai la noia dei capelli che si attaccano in giro, bene, devo stare attenta, prima ho cercato di guardare il pizzino, mi sono distratta e mi stava cadendo la palla addosso, fai attenzione, ragazzi, 15 secondi e si riparte, respira, lo squat, se lo vuoi potenziare, scendi bene, quasi a full squat, ragazzi, 5 secondi, si riparte, 3, 2, dallo squat, vai, giù anche a full squat se vuoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prendo con attenzione il carico, mi piego quindi bene, posizionati alla seconda, insieme partiamo, su, elevo, 1, 2, tenuta del girovita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a terra con decoro, crisscross, tienilo comunque a portata di mano, pronti, prontissimi, vai, 1, 2, 3, vai veloce con il movimento, 4, 5, molla la testa sulle mani, 6, 7, addome approfondito, 8, 9, 10, giù, recupero il peso, lo posiziono sopra il pube, tienilo fermo con le mani, schiena che parte in imprint, mi sollevo 10 volte, 1, stringi bene i glutei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allontana il peso, ti aiuti con una mano a sollevare il corpo, ti giri e prepari la posizione della panca frontale con l'appoggio delle gambe separate, schiena forte, glutei forti, 10 piegamenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cammina in avanti con i piedi, lentamente risali, datti il tempo, l'ultima a salire è la testa, prepariamoci per i 5 squat con subito immediato il jump, vado giù, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, molto bene ragazzi, forza, un minuto di pausa, fai le tue cose, cammina, sistemati, sorseggia, non troppo, un sorso, avanti tutta così ancora, né? Metti a posto il mat, se anche tu, mi raccomando, è nel crisscross, impara a mollare la testa sulle mani e non tirarti in avanti il collo.
Mi muovo, respiro. Voilà, voilà. Ci prepariamo. Ok, alla seconda. Bene la tua posizione. Forza nel girovita. Mani pronte davanti alla linea delle spalle. 5 secondi, si parte. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con attenzione raccogli la palla, quindi uno squat in più. Preparati, palla o resistenza. Vai insieme, 10 alzate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A terra, non tanto lontano in realtà perché ci servirà dopo crisscross, quindi andiamo insieme a fare crisscross. Vai, 1, 2, su bene con le spalle, giù il sacro, addome piatto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recupera il peso, posizionalo sopra l'area del pube e del bacino, reggilo bene fermo con le mani, schiena che parte in imprint, sollevati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A terra il peso, mi aiuto con la gamba a sollevare il corpo, vado in posizione della panca frontale, bene la posizione, piegati, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cammina in avanti con i piedi, lenta la risalita, piano per la pressione, mi raccomando. Ultima a salire sarà la testa, preparati. 5 momenti di explosion, ok? Quindi squat e su. 1, 2, alto il salto. Vai, 3, 4 e 5. 4 volte l'abbiamo già fatto, eh? Muy bien. Riposo di ora, aspetta che guardo il minutaggio. Ok ragazzi, vai, recupera, premio, un sorso d'acqua. Non so tu, ma il mio fiatone. Ulala, muoviti nello spazio che hai a disposizione, sistemati, voilà, voilà. Allora, muoviti, non fermarti del tutto, quindi se hai già esplorato tutto e vuoi rimanere sul posto, camminata sul posto. Allora, ci prepariamo per il quinto, credo sia già il quinto, no? Che lo stiamo rifacendo 5 volte. Vai, quinta di ripetizione, posizionati, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a prendere il mio peso, con attenzione lo raccolgo, mi preparo, davanti al petto, piantata sulle gambe, solleva, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulala, a terra per criss cross. Tieni in aria la palla, giù, mani, sollevati con testa e spalle, appoggia bene il sacro, vai, molla la testa sulle mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recupera il peso, posizionalo sopra il pube, reggilo con le mani, schiena aderente che parta dall'imprint, sollevati. 1, stretti bene i glutei. 2, non solo per effetto dell'esercizio, ma anche volontariamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù il peso. Con la gamba, ogni tanto la cambio, d'abitudine prendo anch'io sempre la destra. Preparati nella posa dalla quadrupedia alla panca frontale, 10 piegamenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cammina in avanti, appoggia bene i piedi, sali con attenzione, piano, resta un secondo con lo sguardo giù, raggiungo la postura, 5 momenti di explosion, vai, giù, su più che puoi, salta tanto in alto, 2, vai, 3, 4, 5, ulala, muy bien, cammina, aspetta che guardo il minutaggio, la lancetta, bene, ci siamo al momento premio, premiati, buona la salvia, a me piace, molto bene, sì, se hai dubbi è sì. Sì, mi stai odiando, eh? Vai, continua a muoverti, tuo dubbio, non so perché ho pensato che magari ti stessi chiedendo chissà se lo rifacciamo, sì. Ancora un po', ragazzi, abbiamo, fammi guardare bene, tac, tac, fino a sì. Molto, 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 molto bene. Ci prepariamo, impostazione, mani. Schiena, addome, 5 secondi e partiamo. 3, 2, 1, vai, squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a prendere il super peso. Bene la schiena, attenzione nella raccolta del peso. Magari tu lo metti sopra il tavolo direttamente, sarebbe anche quella una buona idea. Posizione, pronti? 10 sollevamenti. 1, 2, 3, tieni bene l'addome. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, io la mollo perché ogni tanto, sì, queste palle sono fatte anche apposta, se tu hai l'acqua anche no, bene, siamo a criss cross, mettiamoci giù, mani, cura la lunghezza del collo, vai, veloce, 1, 2, 3, 4, vai, veloce, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Un ginocchio al petto, cambialo, non sempre lo stesso. Preparati in front, plank, una gamba, l'altra, 10 piegamenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cammino in avanti. Piano su, le gambe sono un po' piegate, piano su, lascia il tempo alla pressione di adeguarsi, sai cosa ti aspetta? 5 squat più jump, pronti insieme, vai, giù, salta più alto che puoi, 2, 3, 4 e 5. Ulala. Bene. Cammina. Fai i primi respiri, quelli che ti sembrano proprio la salvezza. Caricati bene di recupero. Ulala, ragazzi, un sorso d'acqua. La risposta alla domanda che ti sta sorgendo è la stessa di prima. Sì. Cosa mi stai dicendo? Come? Allora, muoviamoci, facciamo tutti i movimenti che vogliamo, esploriamo senza rompere nulla. Allora, ci sei? Vai in postazione squat, prepara bene i dettagli. Gambe, schiena, girovita, braccia in postazione, 5 secondi e si riparte. Pronti? Insieme? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giù bene. Vado a recuperare il peso. Peso davanti al petto, postazione gambe, 10 sollevamenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, ulala, andiamo a terra, mettiamoci sulla schiena, prepara le mani, criss cross insieme, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molla la testa, e 10. Ulala. Su piano. Mi giro. Posizione. Tac tac le gambe, schiena, glutei. Piegati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cammina. Piano su, lenta la risalita, ultima la testa, ultimissimo lo sguardo, piegati a squat, 5 salti dallo squat, vai, 1, salta più in alto che puoi, 2, vai, 3, 4, l'ultimo, aiuto, cammino, prendo proprio quelle sorsate d'aria forte, no? Allora ragazzi, un sorso d'acqua e ce la facciamo secondo me, sì, a fare insieme. L'ultimo.
promesso, l'ultimo. Io verso già dell'acqua per dopo, ho fatto fuori un bicchiere, però insomma sorseggiando ci sta, non mi dà assolutamente fastidio se faccio un sorsino d'acqua ogni tanto. Raga, proprio così, preparati impostazione squat per l'ultimo, magari ci diamo un po' di carica, eh? Facciamo veloce, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prendi il peso con attenzione per la schiena, postazione, sollevamento carico ragazzi, pronti? Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, criss cross, questo rimane lento, non ci sperare, pronti, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prendi il peso, posizionalo, bridge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, via il peso, aiutati a salire con il roll sulla schiena, preparati, quadrupedia, panca frontale, piegati 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cammino piano su, ultima la testa, piano, muoviti con attenzione, ragazzi, ultimi 5 squat, momento davvero esplosivo, giù, su, uno è fatto, due, tre, quattro, cammina, cammina, stringo la mano, stringo, stringo, stringo la mano, amici, che ideona questo percorso, molto bene, un sorso d'acqua. Oh. Voilà, voilà, non mi fermo ancora del tutto, però faccio lo step touch in maniera un po' blanda, ok? Talmente blanda che mi fermo. Respira profondamente. Molto bene. Allunghiamo la colonna e il braccio con una flessione laterale. Tirati bene da un lato, tirati bene dall'altro. Tirati bene da un lato. Fai in modo di allungare sia il lato del tronco sia il braccio, ancora, molto bene, ora dita delle mani intrecciate, mi allungo, prima in alto e poi un po' all'indietro, spingi bene anche le braccia indietro, e lascio, ancora, mi allungo prima bene in alto e poi leggermente all'indietro, c'è un po' di arco,
e un po' di spinta proprio dalle braccia. E lascio cadere, scrollo bene le braccia e lascio proprio rilassare verso il basso. Rotazioni del capo, morbide, destra e sinistra. Mi ossigeno bene e quindi trovo un punto d'appoggio per fare un lungo passo all'indietro con il piede destro o sinistro. Siamo in affondo per andare a tirare il polpaccio, il tendine destro. Molto bene. Rimango. Cambio. Faremo due volte questo esercizio. Andiamo a togliere bene la tensione al polpaccio. Mi ossigeno bene. Cambio, lo facciamo ancora dall'altra parte. Allungati. Cambio. Allungo bene il passo dietro. Ah, fantastico. Cioè, in questo momento ti senti veramente... Ah, sono pronta per un bel recupero, però passata questa fase critica vedrai che starai assolutamente meglio. Andiamo a tirare anche la coscia. Cambio dall'altra. Bene l'allineamento ginocchio anche a spalla, quindi non rimaniamo, adesso esagero l'errore. Tiro bene il muscolo della coscia. Lo ripeto, dall'altra parte. Giù dall'altra. Scarico bene le gambe, ho come dei calci, gambe separate, divaricate, scendi con le mani, vai a prendere le caviglie, tirati bene, voilà, scarica il peso delle mani a terra, avvicina un po' i piedi e piegati sulle ginocchia. Lascia agire un attimino, adattarsi se la pressione fa un po' degli strani scherzetti. E quindi alzo il bacino, appoggio le mani sulle ginocchia e vengo su davvero lentamente. Mantieni giù lo sguardo, dai il tempo al corpo di adattarsi a livello di pressione, e quindi su la testa e lo sguardo. Qualche respiro assieme, ragazzi. Ossigenati bene. Molto bene. Ci dirigiamo insieme verso il bicchiere d'acqua, prendiamo e idratiamoci con un bel bicchiere. Voilà. Aspetta che scenda, poi ripeti l'operazione. Non so tu, ma io ho sudato tantissimo, quindi... Davvero, lascia scendere quest'acqua e poi di nuovo un bel bicchiere d'acqua e continua, perché abbiamo veramente sudato tanto. Ragazzi, io vi faccio i miei complimenti e se adesso siete semplicemente stanchi, bene, fermatela qui. Altrimenti, se avete del tempo ma non volete fare nulla,
Sdraiatevi a terra con le gambe sopra la sedia e rilassatevi. Ok? Se invece avete ancora fiato, perché no, una bella lezione di stretching muscolare oppure stretching muscolare e mobilità articolare. Può essere davvero una buona idea. Io ti ringrazio, ti abbraccio, ti faccio ancora i miei complimenti e alla prossima lezione. Ok? Ciao, grazie. A prestissimo.